Noi come FEL, Sinistra Italiana, ci troviamo qua nel Bresciano ad avere due sentimenti contrapposti, cioè da una parte c'è comunque la soddisfazione per il risultato degli unici due comuni dove noi eravamo attivamente impegnati, Nave e Colle Beato, dove eravamo in coalizione in due liste civiche di centro-sinistra e dove in entrambi non solo si è vinto, ma siamo anche riusciti ad eleggere i nostri candidati. Dall'altra parte invece c'è questa inquietudine, c'è questa preoccupazione per il risultato del centro-sinistra nel suo complesso nel Bresciano, perché rispetto a 5 anni fa c'è stato comunque un netto arretramento per quel che riguarda i risultati amministrativi. E crediamo che sia un arretramento che comunque coinvolga sia il piano locale, perché è evidente che quando si va a votare a livello amministrativo si votano le persone, soprattutto nei piccoli comuni. Si votano quindi quelle persone di cui si ha la fiducia e si ha un contatto diretto, però ci sia anche un piano nazionale, visto che anche nei grandi comuni comunque il risultato è stato simile. Dall'altra parte c'è, diciamo, anche la preoccupazione per quel dato che è il dato dell'astensione, che è in continuo aumento e che è in aumento anche, come dicevo prima, nei piccoli comuni, dove in teoria non dovrebbero esserci le ricadute su quelli che sono magari gli scandali nazionali che spesso sentiamo. E infatti il Partito Democratico Bresciano è tra tutti quelli che hanno corso alle ultime elezioni amministrative quello che ha sofferto di più su scala nazionale. Non a caso, tra l'altro, Brescia è anche un territorio che vive profondi disagi occupazionali ed economici. Ritieni che il Partito Democratico Bresciano abbia bisogno di nuove motivazioni, di una nuova spinta? Ma sicuramente penso che il Partito Democratico nel suo complesso stia molto subendo quella che è la politica nazionale che viene fatta da Renzi e anche nei territori non riesca a staccarsi da quella che è questa politica. È una politica che purtroppo comunque la gente sta vedendo che non sta dando i risultati sperati quando inizialmente si pensava potesse rottamare la vecchia politica e potesse portare a dei risultati concreti. In realtà la gente vede che nella vita reale, quindi nei temi del lavoro in primis o nei temi ambientali, non sta venendo fatto niente di quanto promesso, anzi la situazione, la crisi continua a perdurare e non si vede in realtà uno sbocco concreto che possa dare ottimismo alle persone. Quindi penso che il PD dovrebbe essere in grado di essere più sul territorio e meno legato a quelle che sono le questioni nazionali e meno legato alle politiche nazionali del suo partito.